Ancora parliamo dell'amore prima di tutto, ma adesso di un altro tipo di amore, un amore grande che ci ha accompagnato nella nostra vita, un amore che però va avanti, va oltre anche la morte. Io saluto Francesco Manna mentre lo ringrazio del suo viaggio alla provincia di Catania, Grazie a voi. grazie per essere con noi. E Graziella, la storia di una donna guerriera, lei era veramente, veramente così, perché è una donna che ha combattuto tantissimo, giorno dopo giorno, non era sola, ma piano piano è cresciuta anche la consapevolezza di quello che le stava accadendo intorno. Facciamo un passo indietro. Quando guardate con noi intanto l'immagine con cui sfogliamo e presentiamo la tua storia, l'abbiamo chiamata così. L'amore oltre la morte, come vi dicevo prima. Quando vi siete conosciuti per la prima volta? Ma siamo conosciuti la prima volta, lei aveva 14 anni, giovanissimi, io ne avevo 19, quindi molto giovane. Lei frequentava allora una palestra e io la vidi quella prima volta là. Uscimmo insieme qualche volta, ci Palestra di ricordiamo. karate, vero? Sì, una palestra di karate, lei faceva arti marziali. Seguivo le orme della sorella, quindi tutte e due sorelle praticavano questo sport. Poi l'ho conosciuta là per caso perché un mio amico frequentava questa palestra. Poi questo amico mi disse che voleva incontrare la sorella e quindi aveva bisogno anche di me per fargli compagnia, perché c'era anche lei, Graziella. Ci incontrammo, mi ricordo, alla Villa Bellini di Catania, era un pomeriggio, ci incontrammo là, scherzammo, chiacchierammo, però devo dire che non fu certamente un amore a prima vista, quello sì. Poi negli anni successivi ci rivedemmo parecchie volte e poi lì. Sì, Siete sgocciò conosciuti l'amore, sì, siamo e conosciuti e sgocciò sbocciò l'amore. l'amore. Un amore che vi ha portato al matrimonio sull'altare. Sì, dopo 5 anni che stavamo insieme, dopo 5 anni ci siamo sposati e abbiamo iniziato, come tutte le coppie, a fare i nostri progetti. Questa Questa è Graziella, intanto, è nell'immagine Graziella, sì. che vediamo e vi mostriamo adesso. Se io sto sfogliando delle pagine, sono le pagine di questo racconto, di questa storia, la storia di una donna guerriera che racconta la vostra storia. Mi ha colpito, io l'ho letto questo libro, l'ho letto davvero e mi ha commosso perché racconta di due vite che si intrecciano, della gioia delle vacanze, dello Sì. stare insieme, anche delle piccole cose. Che amore è stato per te? Ma indubbiamente è stato un grande amore. Cioè, fin dall'inizio siamo stati molto uniti, siamo stati effettivamente una bella coppia. Più si andava avanti e più questo nostro rapporto si consolidava. Crescevamo insieme in questo amore. Quindi è stata una bella esperienza, un bel ricordo che conservo ancora nel cuore. Quali sono stati i momenti più belli del vostro matrimonio? Innanzitutto abbiamo fatto fare una bella passeggiata ai nostri invitati, perché da Catania, la chiesa dove siamo sposati, siamo andati a Pergusa, al centro della Sicilia. Però, Quindi un bel viaggio, devo dire, particolare. E poi, devo dire, un bel viaggio abbiamo fatto fare un con bel loro. viaggio. Allora, arriva Dario, Sì. arriva Agnese, i vostri figli. Ma a un certo punto, però, nella vostra vita arriva anche altro. Sì, purtroppo arriva la malattia, una malattia che è iniziata nel 2000, un esame che non dà l'esito giusto, ma sbagliato, poi si presenta nel 2004 e da lì inizia tutto un po' quello che sarà il suo calvario. È vero che andavi Intervento. sempre tu a ritirare, lo Sì. scrivi anche, a ritirare i risultati delle analisi, Sì, perché? andavo sempre io a ritirare le analisi perché lei le faceva, però non aveva il coraggio di andare a ritirare, quindi Qualsiasi analisi la scelta ricadeva ovviamente su non di c'erano me. alternative. Non c'era alternativa. C'è stato un giorno in cui sei andato a ritirare quelle analisi e hai capito che qualcosa non andava. Sì, era il 2010. Dopo 6 anni, da quando entrambi, sia io che lei, pensavamo che ormai la malattia fosse superata, perché i medici dopo 5 anni
ti dicono già le possibilità. Se sono, non si ripresenta, certo, le possibilità sono alte, elevate, insomma, la malattia si supera. Invece, dopo 6 anni, ritirai quelle radiografie e notai qualcosa di strano in quel referto. Cioè, vedi che c'è qualcosa e accorri subito per chiedere. Subito. Sì, ho trovato un medico lì vicino e ho chiesto: ma senti, ma non capisco bene, o meglio, avevo capito, cioè il mio cuore capiva, però non volevo accettare quella realtà. Ho chiesto al medico e lui mi guardò e mi disse: sì, effettivamente c'è qualcosa di strano, la faccia vedere all'oncologo. E da lì iniziò tutta una procedura che purtroppo fu poi nefasta. Una guerriera che ha combattuto tanto. Graziella, come ha vissuto la malattia? Lei che temperamento aveva? Come l'ha affrontata? Ma, come ho scritto nel libro, una guerriera. Ha sempre affrontato con il sorriso. Un sorriso che manifestava a tutti, amici, parenti, ma anche agli stessi medici che sono molte volte pessimisti sul proseguo della malattia. Lei ha avuto sempre quella forza, quel coraggio di andare avanti e di lottare sempre e comunque. Perché riteneva che la vita va sempre vissuta fino all'ultimo. Fino all'ultimo non bisogna mai arrendersi. Quindi questo è il coraggio che lei ha avuto. E voi come l'avete aiutata? Perché chi ha vissuto una malattia in famiglia sa bene che chi non ce l'ha deve regalare un sorriso che in realtà non ha mai nel suo cuore, perché piange prima di tutto lui per la persona che è in difficoltà, e quindi regalare un sorriso in quel momento è molto difficile. Sì. Come ci siete riusciti? Ma è stata difficile anche da parte mia, però d'altronde era non potevo fare altrimenti, non avevo cosa da fare. Io lo infondevo sempre coraggio, restavo vicino. Addirittura io anche per un anno e mezzo, per un anno e mezzo non ho lavorato, mi sono allontanato dal servizio per poterle stare vicino. Per essere sempre con lei. Accudire, perché poi gli ultimi mesi sono stati quelli più difficili, quindi per accudirle, stare vicino e comunque darle sempre, tra virgolette, quella gioia di stare ancora insieme, di parlare di noi, anche nella malattia di fare anche dei viaggi per farla distrarre, insomma. Cercavo di tutto quello che potevo fare per aiutarla. Un passo molto, molto commovente è quell'immagine di un pomeriggio di quando vi siete recati nella chiesetta. E a me mi ha colpito tantissimo perché è un quadro di un ritratto di una quotidianità dirompente, di una preghiera e di una candela che non vuole accendersi. Sì. Aveva preso lei quella notizia che, cioè, ogni volta che iniziava il ciclo di chemioterapia si faceva un esame, un TAC o una radiografia. Quel giorno fece la radiografia e mostrò qualcosa di strano. I medici non la fecero iniziare come terapia, si doveva ricontrollare. Si capì che la situazione era critica, era un po' degenerata, si pensava che questa cosa fosse aumentata, questa metastasi aumentata. E allora lei andò nello sconforto. Mi disse: senti, io voglio andare in quella chiesa che c'è al terzo piano, all'ultimo piano dell'ospedale. Ci recammo là, giustamente io l'accompagnai, ci recammo là, c'era questa Madonnina, questa statua, e lei si avvicinò, c'erano tante candele accese, mi chiese una monetina da inserire per poter accendere l'ultima candela rimasta. Questa candela non si accendeva. Lei la vedeva che... Lei non ha chiesto la guarigione. Sì, perché lei si tormentava, perché giustamente chiedeva la guarigione. Poi alla fine questa candela si accese. Lei perché non si voleva accendere? Sì, non si voleva accendere. Completamente. Poi l'ultima ho provato, infatti lei si girò e mi disse: Franco, non si accende, fai qualcosa. Io mi trovavo impotente, cioè, nella sua disperazione non sapevo che fare. Sono riuscito ad accenderla, si rasserenò un attimo e poi ci siamo seduti. Siamo seduti e poi abbiamo visto un gruppo di persone che sono avvicinate a noi. Uno di questi ha visto lei che era sconvolta e ha chiesto: ma cosa è successo? E lei ha spiegato che aveva preso del peggioramento della malattia. Queste persone sono state molto vicine, devo dire. Sono avvicinate a noi, sono messe in cerchio. Questa qui ha detto agli altri: oggi abbiamo una nuova sorella, accogliamola fra di noi. Sono messe vicine a noi, con le mani su di noi, e hanno iniziato a fare una sorta di menia, una cosa strana. Cioè, noi eravamo giustamente le testichine, ci tenevamo per le mani, è stato un momento un po' toccante, forte. Quando tutto è finito,
Cioè, lei mi ha detto, sai, io ho sentito come un qualcosa di strano, come se una forza si è entrata dentro di me. L'indomani, quando poi lei rifece l'attacco, un esame più specifico, tutto era normale. Non so che succede. La forza della preghiera. La forza, un miracolo, la voglia di andare avanti, di continuare, bloccò quel giorno, forse quelle metastasi che stavo mandando, non lo so. Come sono stati gli ultimi giorni? Noi parliamo di un fatto molto, molto recente. Sì, l'anno scorso. Lei è deceduta l'anno scorso, era il 27 ottobre del 2012. Gli ultimi giorni non sono stati per niente belli. 15 giorni prima, addirittura più o meno 15 giorni prima, lei talmente era la voglia di andare avanti che scrisse due lettere che io ho pubblicato, ho inserito nel libro. Due lettere che comunque possono sembrare delle frasi banali, cioè voglio vivere, voglio fare la pizza ai miei figli, voglio andare in montagna, cioè delle frasi magari che possono sembrare stupide, ma in quel contesto fanno capire la voglia di vivere, di continuare a lottare che c'è in una donna, in una persona. Lei ti disse, se questa malattia doveva colpire qualcuno di noi, sono contenta che sia capitata a me. Il solo pensiero di veder soffrire i nostri figli, o peggio ancora te, mi avrebbe fatto impazzire di dolore. Sono parole quasi inaccettabili queste. E infatti. Questo libro nasce ad un anno proprio, dalla sua scomparsa, e nasce anche come un aiuto, per te e per la tua famiglia. Ti ha aiutato molto a scrivere questa storia? Sì. Per me è stata una terapia, indubbiamente. Una terapia che mi ha aiutato ad andare avanti nella vita quotidiana. Io tornavo dal lavoro, pensavo ai ragazzi, ma la mia mente era nello scrivere, sia per darle questo omaggio a lei, per renderla, come ho detto a me stesso e ad altri, per renderla immortale in un certo senso. Certo. Ma è stata una terapia perché mi ha aiutato tanto, e mi sto accorgendo che sta aiutando anche i ragazzi, perché i ragazzi, con questo libro scritto, ne parlo spesso, è come se in un certo senso avessero la mamma sempre presente. È vero, sempre con loro. Sempre con loro, perché ne parlo comunque sempre in maniera scherzosa, allegra. Non evidenzio gli aspetti negativi della malattia, quello no. Quindi, ragazzi, devo dire che vi vedo molto. Vedi, c'era un assegno, questo lo voglio dire, che lei aveva firmato, un assegno importante, sostanzioso, che sta a casa. Sì, che assegno è? Che cosa vuol dire? Perché c'è ancora. C'è ancora. Sta ancora lì. C'è ancora là. Lei ha iniziato, anche durante questa malattia, lei ha sempre avuto la voglia di lavorare, aveva iniziato un percorso, un probabile lavoro su internet. E un giorno disse, niente, io voglio lavorare, voglio guadagnare tantissimo per soddisfare i tuoi desideri, cioè quelli miei. A me piace viaggiare, abbiamo fatto tanti viaggi insieme, e per dare un futuro migliore ai nostri figli. Quindi voglio fare un assegno che vorrei realizzare in futuro. Prima questo assegno lo stampò, lo mise su di quanto? 500.000 euro. Che voglio dire? Bellissimo, dai, che volevo farti concludere questa storia con un sorriso.